Salve, buongiorno, buonasera e benvenuti in una nuova puntata di Ficcanaso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. È arrivato lo scorso 14 ottobre in tutti i cinema italiani Venom, la furia di Carnage. Venom 2 per gli amici, sequel del Venom del 2018 con Tom Hardy che ritroviamo anche qui alle prese con un parassita alieno più simpaticone che assassino. È passato ormai qualche giorno dall'uscita del film e quindi possiamo iniziare a parlare liberamente dell'elefante nella stanza, quella scena post-credit che necessita di un allarme spoiler di quelli proprio fuori scala, quindi se non avete ancora visto Venom 2 siete avvisati, il rischio di spoiler è enorme. Siete pronti? Ok, nella scena post-credit c'è lo Spider-Man di Tom Holland. Cosa succede? Andiamo con ordine. Dopo lo scontro fra Venom e Carnage, che interessa la maggior parte del film, il simbionte e Eddie Brock decidono di prendersi una vacanza, diciamo. Mentre se ne stanno spaparanzati a letto a guardare soap opera di dubbio gusto, succede qualcosa di strano. La stanza attorno a loro cambia come se fosse avvenuto un teletrasporto, mentre è possibile notare una specie di esplosione di luce all'esterno. Ma la vera bomba arriva dal televisore, ci viene mostrata una scena collegata alla scena post-credit di Spider-Man Far From Home, dove l'identità segreta di Peter Parker veniva svelata al mondo intero da J. Jonah Jameson. Eddie e Venom sono finiti quindi nell'MCU? La risposta è quasi sicuramente positiva, ed è quindi molto probabile che in Spider-Man No Way Home finalmente Spider-Man e Venom finiscano per incontrarsi. Ma che è successo? Che è sto casino? Sony e Marvel non erano due universi differenti? Ben quattro le teorie principali. Vediamo quali sono. È tutta colpa di Sylvie. Chi ha visto la straordinaria serie Loki su Disney Plus probabilmente lo ha già pensato. La versione femminile del dio dell'inganno, uccidendo quel tipo che i fan pensano essere Kang il Conquistatore e distruggendo la sacra linea temporale, ha gettato il multiverso nel caos. In base a questa teoria, nel futuro del Marvel Cinematic Universe dovremmo aspettarci più di un crossover, cosa che era già stata ipotizzata in vista della possibile presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man No Way Home. Oppure è tutta colpa di Wanda. La storyline della Scarlet Witch è appena iniziata. I poteri di Wanda Maximoff, come visto in WandaVision, sono immensi, tanto da riuscire a creare dal nulla una coppia di gemelli o da soggiogare un'intera città in una sorta di realtà alternativa. Tutto questo unito al fatto che Wanda sarà co-protagonista o addirittura villain, si vociferava, di un certo film chiamato Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tutto ciò ha fatto pensare a molti che sarà invece proprio la strega scarlatta l'epicentro del caos del multiverso. Oppure è tutta colpa di Strange. Il trailer di Spider-Man No Way Home ci porta invece a credere che le anomalie del multiverso abbiano origine da un incantesimo finito male del Dottor Strange. La lingua lunga di Peter e la leggerezza del mago supremo potrebbero aver distrutto le barriere fra le diverse realtà alternative. Nello stesso trailer vediamo infatti il Dottor Octopus della saga di Spider-Man di Sam Raimi e sappiamo che anche l'Electro della saga di Mark Webb potrebbe saltare fuori. Un Venom come contorno ci sta tutto. O infine è tutta colpa di Knull, Knall, Nall, non so, decidete voi a pronunciare. Dice chi è mo questo? Nei fumetti Marvel è il dio dei simbionti, divinità creatrice della mente alveare dei simbionti e capace di, ma guarda un po', manipolare la linea temporale e quindi anche le realtà alternative. Proprio nella scena post-credit di Venom 2 il simbionte parla della mente alveare e potrebbe quindi riferirsi indirettamente al dio dei simbionti. Secondo questa teoria, Venom avrebbe semplicemente sfruttato le capacità della mente alveare, saltando fra le dimensioni grazie al potere offertogli proprio dal dio, finendo per caso proprio nell'MCU. La cosa interessante è che in realtà nessuna di queste teorie esclude l'altra, ed è anzi probabile che i Marvel Studios, con la collaborazione di Sony, ora più coinvolta che mai, stiano costruendo un affresco molto più complesso di quello che pensiamo, dove ogni tassello è stato posizionato al giusto posto. E voi cosa ne pensate? Quale teoria vi siete fatti? O quale invece vi sembra più papabile tra quelle che vi abbiamo suggerito? Fatecelo come sempre sapere in un commento qui sotto. Grazie per essere stati con me, grazie per aver guardato, iscrivetevi ai social al canale di Screen Week se ancora non lo avete fatto e per altri contenuti su cinema e serie TV venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!